E così ha deciso di intraprendere il tuo viaggio per il mondo, di andare, di esplorare nuove frontiere. È giusto così, fratello. Non devi vivere in base alle regole altrui, ma alle tue. Il mondo è stato creato per essere esplorato, sai? Vivere là fuori, in libertà. Che bella sensazione. Sì, ma credi alle parole di questo randagio che insiste. Essere soli rende il cuore triste. Devi farti amici sempre, ovunque vai, che senza gli amici il mondo è solo pieno di guai. Sì, senza gli amici il mondo è pieno di guai. A proposito di vagare, stavo divagando troppo. Chiedo venia. Credo che sia giunta l'ora di alzarti e cominciare la tua nuova vita. Oh, ma ricorda, quei versi in rima sull'amicizia sono la chiave per vivere al meglio. La vita sull'isola sarà piacevole solo se la condividi con altri. Un'isola così ricca di risorse su cui vivere con tanti amici è una garanzia di felicità. Bene, quando ti sveglierai sarà la stessa ora della vita reale. Ora vai a goderti la vita sull'isola. A presto. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video. Siamo su Animal Crossing New Horizons, continuiamo la nostra avventura su questa nuova isola deserta che non è più deserta ma ha iniziato il suo ciclo vitale poco tempo fa. Bene, Tom Nook ci aspetta fuori, eccomi, sono subito in piedi, sono subito scattante e pronto all'azione. Vediamo un po' cosa vuole il vecchio Tom Nook, quel vecchio procione. Vorrei dire volpone, ma non avrebbe senso, è un procione. Ah, eccoti qua, hai dormito bene? Hai schiacciato un bel pisolino? Anche perché di vecchio volpone ce n'è già un altro. Che non so però se compaia effettivamente in questo... in questa nuova installazione della serie. Vedremo più avanti. Beh, altro che pisolino, in effetti hai dormito parecchio, dico bene? Una nuova giornata ci aspetta, senz'altro. Wow, mi ci voleva. Oh, sì, è normale essere esausti dopo un viaggio del genere e un cambiamento di questa portata. Dirlo a me che ho traslocato un paio d'anni fa ed è stato terribile. A proposito, ho qui delle cosette che potrebbero aiutarti ad ambientarti in questo piccolo angolo di paradiso. Prima di tutto ti serve uno di questi. Il tuo personalissimo Nook Phone. Li ho fatti fare apposta per gli abitanti dell'isola. Ah, voglio assicurarmi che funzioni, quindi puoi accenderlo? Benvenuto. Welcome. Perfetto, funziona. Bene, bene. Direi che è tutto a posto. La batteria è carica e il segnale è forte e chiaro. Ora puoi anche metterlo via. Ma forse sto dando qualcosa per scontato? Dimmi, Link, hai già stato uno smartphone? Certo. Ottimo. Allora non avrei alcun problema. C'è solo una cosa che mi dà fastidio, quella lettera lì che continua a lampeggiare, ti prego fammela andare a vedere. In realtà i Nook Phone sono più semplici da usare dei telefoni normali. Oh sì, è bastato rimuovere la maggior parte delle funzioni. Un'altra cosa. Beh, almeno evitiamo che 50 applicazioni in background che non possiamo neanche chiudere siano lì a funzionare senza motivo, che poi neanche servono certe applicazioni aperte in background per forza che non possiamo neanche chiudere. Il conto dettagliato del tuo pacchetto Isola Deserta. Diventerò povero. Comprende già tutto. Costo del volo, sistemazione, manodopera, tasse e ovviamente il tuo Nook Phone, sì? Facendo due rapidi calcoli, il totale ammonta sole 49.800 stelline. Purtroppo so già cosa sono le stelline, quindi... Sì, sì, bene, bene. Aspetta! Tu hai 0 stelline! Incredibile, non ci ho pensato. Ah, ma certo. Non preoccuparti, sono preparato a questo genere di situazioni. Caro Link, sono felice di presentarti il programma Miglia di Nook. Solo per questa volta potrei usare le miglia invece delle stelline per pagare i miei servizi. Miglia? Beh... Si tratta di un programma a dir poco straordinario, infatti ti permette di guadagnare miglia semplicemente vivendo qui a Masara. Più ti godi la vita sull'isola, più miglia di Nook potrai guadagnare, e potrai usarle per pagare le tue spese di rilocazione e molto altro.
Quindi, come minimo, ti servirebbero 49.800 sterline per le spese di rilocazione, ma con questo nuovo servizio hai bisogno appena di 5.000 miglia! Sì, sì, ma potrai trovare ulteriori informazioni sul tuo Nook Phone. Apri l'applicazione Miglia di Nook. Vedrai subito che hai già guadagnato delle miglia per aver viaggiato fin qui e esserti registrato al programma. Adesso, se vuoi scusarmi, avrai altre faccende da sbrigare. Ma lascia che ti dia di nuovo il mio più caldo benvenuto e ti faccia i miei migliori auguri per il futuro. Sono molto felice di averti qui come nuovo abitante di Masara e affezionato cliente della Nook Inc. Grazie. Perfetto. La mia nuova vita finalmente inizio! Posso fare tutto ciò che voglio, Yahoo! Se solo non avessi altri giochi da finire! Perché ce li ho? A partire da adesso il tempo sull'isola scorrerà come nel mondo reale. Non toccare il pulsante power quando nell'angolo in alto a destra vedi l'icona dell'autosalvataggio. Quando vuoi smettere di giocare, premi il pulsante meno per salvare i tuoi progressi e uscire dal gioco. C'è solo una cosa da fare. Devo assolutamente farlo, ragazzi. Ma lo proverò subito. Caro Link, congratulazioni per il trasloco. Speriamo che ti piacerà la tua isola. E per festeggiare questo nuovo inizio vogliamo farti un piccolo regalo che, siamo sicuri, ti tornerà utile. Grazie. Per rimuoverla... Ma penso che possa rimanere lì. Regalo. Apriamolo. Banco da lavoro grezzo. Impara. Oh, ho capito. Allora, provo a fare una cosa. Allora, salva ed esci, ma... Proviamo subito, proviamo. Ecco, adesso sta salvando. Quindi quando entriamo nel gioco, salva. E quando usciamo... Ora, rientriamo in tenda, sperando che non salvi. Non ha salvato. Perfetto. Allora, facciamo una cosa. Spostiamo il letto. E usciamo. Quindi ho compiuto un'azione. Non salva. Perfetto. Adesso spegnerò il gioco e lo riaprirò. Voglio vedere se succede quello che dovrebbe succedere. Deve apparire un personaggio storico di Animal Crossing. Non accetto che non ci sia. Ti prego. Ti prego, compari, anche se mi fai un discorso di mezz'ora, voglio che però mi sta salvando. Quindi... Oh... No! Non dirmi che ha ricaricato il salvataggio precedente. Ho compiuto diverse azioni, ho spento il gioco mentre stava salvando con l'autosalvataggio. Voglio vedere se ora compare. Deve per forza comparire a rompere gli Zebestraus, perché ho interrotto il gioco in un momento clou, il momento del salvataggio. Mi potrebbe anche cancellarmi i dati, ma non me ne frega niente. È una cosa che non dovrebbe accadere più. Perlomeno non accade più dal 2010 una cosa del genere, che tu spegni il gioco quando il gioco sta salvando e ti perdi i salvataggi. È una cosa che non accade più, non accadeva prima. Anzi, addirittura era un glitch con il quale si clonavano i Pokémon. Tanto tempo fa. A meno che... Ok, perfetto. Non mi ha... No. Non c'è, ragazzi. Non ci posso credere. A meno che... No. Non devo per forza chiudere... Ho capito. Mi ha salvato praticamente... Da quando ho... Sì, sì. Deturpatemi pure il viso. Maledette api. Non fa nulla. Io, delle vespe mi hanno punto, sì. Quindi dovevo raccogliere dei rametti per portarli da Nook e costruire una canna di pesca. Da pesca, non di pesca. Da pesca. E non so se mi ha salvato, effettivamente. Sì, praticamente cos'è successo allora? Io non ve l'ho fatto vedere perché appunto mandavo avanti piuttosto veloce per vedere se potevo fare... il giochetto di Mr. Resetti, che però a quanto pare non c'è più. Oppure deve succedere altro. Però con il salvataggio automatico penso che l'abbiano voluto togliere. Ad ogni modo, cos'è successo? Sono entrato qui da Tom Nook, ho parlato, ho subito mirato il banco da lavoro e mi ha detto: ah, vuoi iscriverti al programma Fai da te?
Cos'è il programma Faraday? Il programma Faraday è che ti crea gli oggetti per conto tuo, come brico. Quindi, cominciamo a costruire una canna da pesca. La prima cosa che mi fa fare è la canna da pesca. Seleziona un progetto al banco da lavoro. Forza, fai del tuo meglio. Infatti anche Nintendo mi ha dato banco da lavoro grezzo. Quindi premiamo sul banco e canna da pesca realizzabile. Realizzala con 5 rami. Ma certo, anche perché posso fare solo questo. Con quale faccia? Ho realizzato una canna da pesca fragile. Ottimo lavoro! Come vedi, Faraday è semplice, se hai il materiale, il banco da lavoro e lo schema giusto. E così si conclude il mio corso gratuito di fai da te. Ah, un'ultima cosa, ho degli schemi che puoi realizzare con materiali comuni, per te tutto gratis, ovvio. Ah, posso inviarli al tuo Nook Phone, ti dispiacerebbe tirarlo fuori? Certo. I messaggi arrivano anche senza che io lo stia a guardare. Splendido, grazie. L'app del Faraday è installata sul tuo telefono ed è pronta per essere usata quando vuoi. E la canna da pesca fragile che hai appena realizzato è tua, la puoi tenere. Non durerà per sempre, ma dovrebbe essere in grado di fare il suo lavoro, almeno per un pochino. Ah, a proposito di pesca, io non sono certo un pescatore provetto, ma forse posso darti qualche dritta. Secondo la mia esperienza, devi mirare davanti all'ombra di un pesce quando lanci la lenza. Sì. Non vedo l'ora di ammirare quello che riuscirei a pescare. Mi interessa molto la fauna acquatica locale. Quindi, impara. Grazie al Nook Phone, ora posso impararlo. Ho imparato uno schema Faraday per il banco da lavoro grezzo. Cosa ho imparato di grazia? No, non voglio nulla. Ciao. Posso fare banco da lavoro grezzo, fuoco da campo e retino fragile. Ok, posso fare un retino fragile, ma non lo farò in questo momento. In questo momento andremo a pesca! Sanpei! Sanpei! Un pescettino piccolino, dov'è? Mi farebbe tanto piacerino. Preso! Uè, salmone? Sì, ho preso una carpa! Ah. Sì, c'è Baffetti perché è vero, carpe diem! Le battute che fanno quando prendono un pesce! E qui con la pala si possono anche trovare soldi. Bene. Direi che insomma la prima battuta di pesca è andata piuttosto benino. Preso. Oh yes, ma che roba è? Sì, ha preso un cobite! Per fortuna non ho preso la colite. Quindi era tipo barboccio quello. Mo. Vorrei ben dire. Preso! Sì, ho preso un boccalone! Ah, un altro di questi qua, cobite. Ho raccolto qualche altro rametto per magari provare a fare il retino e catturare anche qualche farfallina, tanto che ci siamo. Di insetti sugli alberi ancora non ne ho visti, quindi penso proprio che per il momento dobbiamo un attimino aspettare che arrivino. Ah, ho 8 rami. Bene, facciamo questo retino allora. Non so dove prende la rete, ma ehi, accettiamolo. Ok, facciamo anche un fuoco da campo. Sì, solo 3 rametti servono, facciamo anche questo. Lo metto vicino a casa mia. Ah, con ZL posso aprire il Nook Phone e ricevo appunto le miglia. Hai ottenuto 500 miglia. Impara a pescare, devo pescare 10 pesci quindi. Animale sociale. Ok, salutare. E devo catturare anche gli insetti. Ok, insomma, quindi le miglia si guadagnano in questa maniera. Molto bello, molto bello. Salutiamo allora questa tipa qua, Renata. Ah, in che posa posso mettermi? Ma chi se ne frega? Io devo parlare con te solo per fare le miglia. Ecco qua. Floraberto, come si chiama questo? Razzo. Per tutti i deltoidi. Immaginavo che volessi un nuovo look, ma forse è così esagerato un po'. Ah, ma no! Ti appunto una vespa mentre stai avvelenando con un suo pungiglione, allora. Non voglio le tue medicine, per favore, voglio solo salutarti. Oh, grazie! Oh, va bene! Mi ha dato quello per fare la medicina. Grazie mille, caro, però vorrei parlarti. Sì. Continuiamo a sostenerci a vicenda.
Oh, giusto, qui un regalino per ringraziarti per avermi trovato il posto perfetto. Ma tutti i regali mi fanno. Un cappello. Berretto con visiera è perfetto per Masara. Wow, NTD, oh, bello. Oh, non posso prenderlo. Non ho la freccia per prenderlo. Fuoco da campo, posizione. E così lo accendiamo. Cos'è? La magia, sono un elfo. Proviamoci. Brisinger. Mago, sono mago, non un elfo. Sono un mago proprio. Beh sì, in effetti per fare la magia, oltre a parlare la lingua degli elfi, bisogna anche essere maghi. Cioè, certo, normale, Andre Link. Allora, le farfalle, niente, stanno di là, quindi non posso prenderle. Qualche farfallina che è venuta a giocare di qua? No? Va bene. Potrei catturare altri pesci, insomma, per sbloccare le miglia. Cos'è questo? Un rodeo! Sono un vero cowboy. Ma allora è rodeo, non è rodeo. Dai. Attenzione! Un calamaro! Sì, in effetti. Era meglio un caladolce? Ah, questa è vecchia. Allora, proprio battute da papà. Sono i famosi dead jokes. E il calamaro fa molto bene perché contiene molta taurina. E la taurina fa bene perché appunto segue una dieta particolare. Tipo appunto dieta dimagrante se stai in cat. Quindi senza carbo. Ho preso una spigola eppure non mi sono fatta male. Quanti pesci ho? Oh, la mia cara canna da pesca fragile è diventata inutilizzabile. Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma perché? Sempre sul più bello. E vai, ecco anche il decimo pesce. Perfetto, sbloccato altre miglia nook. Ah, spacca strumenti, perché già ne ho rotto uno. Ah, devo romperne 20 per ricevere... ma perché questo genere? Certo, ancora non basta per ripagare il debito, ma... ehi. Comprerò anche gli oggetti che i clienti non vogliono più. Pagherò chiunque porti erbacce e spazzature raccolte sull'isola. Vuoi sapere se vuoi vendermi qualcosa? Sì, posso? Vorrei vendere. Per il momento non abbiamo un museo, quindi... beh, ti vendo tutto quanto quello che ho trovato. Perché poi il museo, appunto, servirà per metterci la fauna, appunto... che troviamo in giro per l'isola. Vedrò anche, insomma, di darmi un pochino da fare e vedere quello che c'è da fare sull'isola. Bene, Gucci, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Animal Crossing. Vi ricordo che in descrizione c'è anche il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!